perché io ho fatto il lavaggio del cervello. Sì, perché Andrea, prima di conoscere te, non aveva la minima intenzione di farsi prete. Ma te che ne sai? Andrea è ancora molto influenzabile, è bambino. Sai quante volte ha influenzato te? Sì, ma io sono il padre, me lo posso permettere. Eh certo, e per una volta che Andrea prende una decisione per conto suo, ecco che il padre scompare e chi ti arriva? Il povero Mauretto con tutti i suoi problemi. Vabbè. Ti chiedo scusa se ti ho preso in giro, va bene? Scusa. Bravo. Il pentimento è sempre una cosa lodevole. Però purtroppo non basta, perché se conosci la confessione, prima c'è il pentimento e poi c'è la penitenza. Vai per quanto Ave Maria, devo dire? Eh no, è troppo facile. In che senso? C'è presente quei lavori che sto a fare nella chiesetta? Beh? C'ho bisogno di un volontario che mi dia una mano. Tu stai scherzando? No. Ma non ci penso nemmeno. E questo è un peccato. Perché che cosa penserà Andrea quando verrà a scoprire che il suo padre, quell'uomo intelligente, tollerante, democratico, di cui mi ha sempre parlato con entusiasmo, in realtà è un ipocrita. Bene, ci siamo capiti. Allora, da domani, per un mese, sarai a mia completa disposizione, poi, a tempo scaduto, arrivederci e grazie.